Mannaggia, il mio medico se ne vede, ne trova qua, mi ammazza. Dopo l'operazione mi ha detto di starmi fermo per un paio di settimane, a riposo, allettato. E invece eccoci qua ad arrampicare con Stefano Ghisolfi in quel della Falesi di Belvedere, Trento, della settimana dello sport. Mo vi racconto. I momenti in bagno sono quelli in cui ti vengono le peggiori idee. Quando ci stai per tanto tempo, prendi anche delle decisioni altrettanto discutibili. Ho una grande idea. Vai su, posso disturbarti un attimo? Sì. Vai un attimo su Instagram, vai su Stefano Ghisolfi. Cosa facciamo? Cioè, cosa hai intenzione di fare? No, fate i commenti. Ok. Allora, in questa mezz'ora è nata un'idea. Sì, ma come pensi di farlo? Mi servirà un team. Meraviglioso. Te così ti vedo bene. Ragazzi. C'è un'altra idea. Aia. Proprio te cercavo un attimo. Domani hai degli impegni? No. Ok, perfetto. Ma secondo me possiamo riempire la macchinata a sto punto, eh. Ire, Tommy, che fai domani? Non so. Vuoi venire in Trentino? Può stare. Aggiornamenti del mercoledì. Siamo in partenza. Direzione Trento, Festival dello Sport. Sono andato dal terapista dicendogli: io sto in ansia. E dice: perché stai in ansia? Cioè, sto in ansia che domani devo andare via. Con l'ultimo, è di qua e di là. I piani sono cambiati. E infatti, se i piani cambiano. Ah, tra l'altro, cioè, siamo in tre, il quarto non c'è. Dovrei guidare per seguire le mie gesta. Ma no, ma guido io se volete. Sì. Io non ho mai guidato, ho cambiato automatico comunque. Dico questo spoiler. Io sì, invece. È peggio il contrario. Io ho più esperienza. Ah, allora. Ehi, io ho più esperienza, allora io ho già guidato. Tu non tu guidi neanche il fascino. È paura per me in realtà. Ho detto: mamma, io non so cosa succederà in questi giorni. Quindi sappi che ti voglio bene. Il Festival dello Sport. Pronto per l'arrampicata? Le scarpe sono giuste. Sì. Il fisico che stavolta l'ha detto giusto. Recuperiamo. Quanto a piedi? 5-10 minuti. Direi forse più 10 che 5. Forse più 30 per noi. Mettono già la prova. Mamma mia, inizia praticamente da subito la nostra settimana dello sport. Ciao. Posso salutarti? Bella. Ciao. La grandissima bene, ispirazione Wanderlust. Grazie. Siete mille. Ci abbiamo avuto il contatto con Ghisolfi, ci ha invitato sto weekend qui. Okay. E mi ha detto: ma sì, ma andiamo. Siete tipo in un posto top a scalare. No, no. Buona serata. Bello, qua stanno allestendo tutte le cose perché appunto questo weekend, in realtà tutta la settimana, c'è il Festival dello Sport. Quindi fanno un sacco di conferenze nei vari angoli con tutti i vari sportivi di tutte le varie categorie e cose. Ma vi scoccia se andiamo un attimo al negozio dei libri? Com'è che si chiamano i booker? Talkbook, da oggi anche Talkbook. Ecco la mia selecta di libri che vi consiglio, estratta dal Bookstore Festival dello Sport. A parte che un video sui libri ci sarebbe farlo, anche sui libri che abbiamo in ufficio, sui libri che ci ispirano. Ancora in tempo di prendere un vinile. Ciao. Ciao. Ti seguo. Grazie, piacere. Tu devi venire qua per essere curioso e guardare tutto quello che c'è nel tempo più breve o più lungo possibile. La yodel, sai cos'è lo yodel? Sì, sì, è sì, sì. Musica, sì. Che sì. Okay, è solo per avere un il ricordo e tutto. Grazie di cuore. No, ci manca. Sono ribaltato in bici, quindi ho bisogno di... Ma no, 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 ma ci mancherebbe. Ma sei ancora in bici però. L'ho rimesso a posto di mia mamma. Ok. Mi distrugge, se io arrivo a casa con la bici rotta. Grazie. Bella. Grazie. Bella. No, ma ti sei ribaltato adesso. No, ma no. Ma... Adesso ragazzi. Ma che scena bellissima. Io non ci sto niente di ballare, ma... Tagliatelle al mirtillo con ragù di capriola. Ah, bello. Eccoci qua, ora siamo in piazza Santa Maria Maggiore, tra poco dovrebbe iniziare, no, forse è già iniziato il talk di Stefano Ghisolfi. Qui per l'occasione hanno allestito anche due pareti, una di boulder e un'altra di arrampicata
verticale. E appunto qua abbiamo Stefano Ghisolfi che sta facendo il suo panel, dove sta raccontando un po' le sue prossime sfide d'avventure. Ero a Fratanger in Norvegia per provare Silence, il primo 9C del mondo. Stanno a parlare di gradi, di nomi tecnici, di vie aperte, non aperte. Giustamente Ghisolfi è uno degli atleti dell'arrampicata più forti al mondo. Giustamente la gente che è qua è interessata a sapere cose abbastanza tecniche del suo percorso, delle sue prossime sfide e altro. Il cambiamento climatico in qualche maniera si vede. Per quanto riguarda invece la tua attività, noti questo cambiamento? La cosa più grave ovviamente sono altre. Se poi io non riesco a scalare per 2 mesi, diciamo, è meno importante rispetto a tutto quello che sta succedendo. Certo. Grazie. Ciao. Come va? Piacere, finalmente ci incrociamo. Non volevo disturbarti adesso, mi tiri qua, sì. Ci provo. Ok, va bene, va bene. Grazie, ma chi è questo fulminante che prova a sfidare Stefano Ghisolfi? Cioè. E poi sulla via più forte. Chi te deve essere? No, misura bambino. Sì, sì. Tanto il livello è quello. Quindi... Ragazzi, 3, 2, 1, via! Una mano sola! Beh! Signori, altri con una mano sola, sta rinunciando anche a un piede! Grande! Un applauso a entrambi! Grazie ragazzi! Ti meriti un applauso solo per aver sfidato il nostro campione! Questo è come duro? Sì! Occhio che le prossime due non sono buonissime! Sì! Non so se ho vinto, però secondo me ho vinto. Sì, dai, secondo me ho vinto. Da sotto tu hai vinto. Per me no. La vittoria è tua. Lui l'ha fatto con una mano e con un piede. Basta, nient'altro. Però sei arrivato comunque prima tu. Ma lui mi ha voluto umiliare proprio. Che è successo? Allora forse mi sa che patta. Patta, dai, patta. Dai. Vorrà dire che dovrò lanciargli un'altra sfida e domani magari andarci a fare un giro in falesia, che è molto bello arrampicare su artificiale, ma visto che siamo in queste zone, insomma, ci sta anche approfittare di provare la falesia e tutto. Vogliamo fare? Ti prego, ti prego. Ti prego. Cosa mi consigli però nel programma? Cioè, quali sono 2 o 3 appuntamenti che non devo perdere? Ibra. Adesso c'è Casilla. Non sai quanto appuntare. No, cioè Totti conosco. Vabbè, Totti dai. Ammazza! Cos'è? Il costiere di maiale. Bressen. Per te questo. Oh là. Piatto pronto e via. Cin cin. Cin. Crauti per me. Brucia. Anche io volevo. Ma magari è un altro Klaus. Ma no, credo che sia. Eccolo! A che ora? Io ho lezione, però la salto. Ma no, a che ora finisci lezione? Cosa preferisci? Pasta? Quello che c'è. Ma sì. Dai, lui me l'ha fatto vedere. Ma è assurda sta cosa. Perché se non passavamo da... Quando già me l'ha fatto vedere ho pensato, ma in che senso? Che io non ci vedo, quindi ho detto... Che cosa vuol dire? Ho detto, ma che cazzo, magari Klaus è un calciatore, un... Scusa, fai un giro, magari ci sono altri cartelli. Fai un giro per Trento, magari c'è anche pranzo, c'è domani, se posso. Perché ogni esperienza comunque in qualche maniera ci cambia un pochettino e quindi se non ci prendiamo il tempo, come facciamo a chiudere il cerchio e riuscire a distillare quello che ci ha lasciato questa esperienza? Eccoci qua. Ci sono tutti gli sportivi, chi chiamano Klaus. Ok. Ammazza che accoglienza. Che cos'è? Io tutto aprito. Cosimo, piacere. Cosimo come? Cosimo Miccoli, piacere. Permesso. Ciao. Ciao. Oh. Ciao. Ciao. Piacere. Ciao. 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 Tudor. Ciao. Ma raga, ma che bomba. Ma voi siete matti. L'abbiamo fatto solo per voi, però. Un risottino. Bello.
grande. Qui a destra. Cosa succede qua? Ah, questo è uno scherzo per il nostro conquilino. Ma pensa al caso. E infatti l'ha scritto lui. Dello sport. A Trento. Spero sia buono. Sì, sì. Che poi è difficilissimo farne così tanto buono. Esatto. No, ok. Sono abbastanza abituato, diciamo. Io cucino della sagra. Faccio la sagra del paese, ormai sono abituato a fare tanti chi insieme. Ok. E tu di cosa ti occupi? Faccio il risotto. In generale. Nella vita studio ingegneria informatica. E dopo... Il risotto. Come volontariato il risotto. Grande, grande. Sì. Faccio quello che crede se c'è il bis. Sì, sì. Cioè? Sì. Dai, vado a prendere... Ah, dentro il tuo proprio buono. Fa piacere. Molto. Massimo. Sì. Grazie. Okay. Questa è la regola della casa, quindi... Niente, la fa un post-it. Ok. È entrata un po' di gente. Ma leggi, perché da qua non siamo capaci. Pezzo di invio di Xolfi, così. Questo studiamo il muro, che ci ha passato. Questo pa, pa, pa. Dai, vai, vai. Grazie mille, ragazzi. Grazie a voi. Grazie mille. Alla prossima, dai. Dai, alla prossima. Prossima. Sappiamo dove state, vediamo con la zona. Sì. Grazie ancora. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao, grazie a voi. Grazie ancora. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ma quanto era buono il risotto poi? Molto, ragazzi, molto. Comunque tutto questo video ha proprio delle vibe da YouTube 2015. Talmente il 2015 che anche l'outro sarà così, per questo video qua, amici, lo rilascio così, bello, con tutte le cose non previste, eccetera. Domani invece andremo a registrare la seconda parte, che sarà appunto la gita con Stefano Ghisolfi, che appunto andremo a fare un po' di scalate su Falesia. E niente, qui da Trento, dal Festival dello Sport è tutto. Ci vediamo nei prossimi giorni con la parte 2.